Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Spero che abbiate passato un buon Natale e un buon inizio anno. Come video, diciamo, di inizio anno, volevo mostrarvi i regali che ho ricevuto per Natale. Sono pochi, ma comunque sono stati molto graditi e ci tenevo a condividerli con voi, magari per darvi qualche spunto o comunque per darvi anche la mia opinione su appunto i vari oggetti. Allora, cominciamo subito. Il primo regalo che ho ricevuto è stato da parte del mio compagno e naturalmente sono stati due oggetti che desideravo già da un po'. Uno è questa, ed è la chocolate bar. È una palette della marca Too Faced ed è molto carina. Oltre ai vari ombretti che ci sono dentro, si presenta così come una tavoletta di cioccolato. E le sorprese, diciamo, non sono finite perché gli ombretti sono molto carini, tutti nelle tonalità nude, ma la cosa più bella di tutte è che ha un profumo fantastico di cioccolato vanigliato, è veramente un piacere usarla. Io l'ho già usata, tra l'altro il trucco che oggi è fatto con questi ombretti. Mi ci trovo molto bene e, in confronto, diciamo, alle Naked come qualità io penso che siano abbastanza pari. Io ho tutte e tre le Naked più la Naked Basic 1 e quindi posso dire che sinceramente come qualità sono molto simili. Hanno dei colori anche qui simili, invece altri che proprio mi mancavano, tipo questo bel borgogna qui e anche questo bel viola tutto bello glitterato qua così. Io non sono una make-up artist, quindi i miei pareri sono puramente da utilizzatrice. Però vi posso dire che mi sto trovando veramente, veramente molto bene. Poi, regalo che era abbinato a questa, era un'altra cosa che desideravo da un po', ed è il Gimme Brow di Benefit. È un piccolo mascara marrone. Come potete vedere qui, io ho scelto, cioè mi serviva, non è che ho scelto io, mi serviva la tonalità più scura ed è un piccolo mascara che serve per volumizzare di più le sopracciglia. Io lo, diciamo, desideravo parecchio perché a causa di un incidente stradale che ho avuto parecchi anni fa mi manca una parte di sopracciglia, quindi spesso sono costretta, anzi sempre, sono costretta a disegnarle o con la matita o con dei pennarelli apposta e ho questo problema che sto cercando in tutti i modi di trovare una soluzione abbastanza veloce da fare. L'ideale sarebbe fare il tatuaggio, però ha un costo che per me è un po' proibitivo. E quindi, come vedete, ce l'ho anche su, l'ho usato anche per appunto colorare un po' la pelle dove mi mancano proprio i peletti. Quindi io direi che è promosso, naturalmente bisogna metterne un po' di più dove mancano, però io mi ci sto trovando molto bene e anche più veloce della matita e soprattutto se lo si tocca con le dita non vi sporca le dita perché comunque una volta asciutto è un gellino, quindi una volta asciugato non sporca più. Quindi per me per il momento è promosso, comunque l'ho usato solo 2 o 3 volte per adesso. E quindi magari più avanti, se vi può interessare, posso darvi una recensione più dettagliata. Bene, poi un altro regalo che però è arrivato un po' dopo, un po' perché c'è stata la grande necessità. Infatti vi ho postato questo video un po' in ritardo perché ho avuto dei problemi con il computer che è mezzo esploso e avevo molti problemi di memoria da quando ho cominciato a fare i video perché i video mi hanno praticamente intasato completamente il computer e quindi avevo necessità di un hard disk esterno e quindi tada! È arrivato questo sempre da parte del mio compagno, un fantastico hard disk da 3 tera
così potrò mettermi tutti i vari video, fare il backup dei vari video su questo hard disk, che è fatto così a forma di libretto. È molto carino perché lo si appoggia sul tavolo così, e oltre che essere molto utile per me, è anche un bell'oggetto di design da tenere vicino al computer. Poi non vi dico più di questo perché tanto comunque è un disco di backup, quindi non c'è molto da dire. Io sono anche un'appassionata di computer, quindi per me è un bellissimo regalo. E non so se a tutte le ragazze magari potrebbe piacere, ma a me piace molto. Poi l'ultimo invece regalino me l'ha fatto proprio oggi una mia carissima amica, che ci tengo molto a ringraziare e saluto. Ciao Miki, che è stata appunto la persona che mi ha spinto a iniziare a fare video, quindi la ringrazio doppiamente. E mi ha regalato un paio di guantini. Oddio, stavo per distruggere tutto. Questi bellissimi guantini fatti da lei, perché questa ragazza realizza un sacco di cose, dai fermaporta ai pupazzi ai paraspifferi, tutto diciamo cucendoli con le sue mani. Sono tra l'altro bellissimi. E magari vi metto sotto il link della sua pagina, così potete magari vedere qualche sua creazione. E mi ha appunto regalato oggi questi bellissimi guantini che rimangono così. Io li trovo simpaticissimi. Infatti, quando me li ha dati me li sono subito messi perché mi servivano proprio. E quindi questi sono i miei pochi ma buoni regali di Natale. E per il resto io volevo innanzitutto ringraziare tutte le persone che mi seguono e quelli che si sono iscritti anche ultimamente, visto che c'è stata una piccola crescita maggiore durante le feste, quindi volevo ringraziarvi. E ringraziare anche le persone che hanno messo commenti e che hanno messo mi piace ai miei video. Ci vediamo allora nel corso di quest'anno con tanti altri tutorial. Vi voglio fare anche la recensione di alcuni prodotti che compro da un sito cinese col quale mi trovo benissimo. Avevo già fatto 2 o 3 acquisti nell'anno scorso e lo trovo molto affidabile, quindi mi sento di consigliarvelo e di consigliarvi anche i prodotti che vendono, soprattutto quelli che ho comprato io col quale mi sono trovata bene. Quindi ci vediamo prossimamente con la recensione di questo sito e magari la recensione di altre cose. Voglio farvi anche poi magari più avanti dei video riguardanti a magari outfit o make up, o se vi può interessare il tour della mia toiletta che vedete qui dietro nello sfondo. E niente, fatemi sapere se magari c'è qualcosa che volete vedere di più rispetto ad altro. E grazie ancora a tutti, ci vediamo la prossima settimana con il nuovo video. Ciao!